E quindi chi fa può fare un po' di più, ma rischia, e l'unico modo per non rischiare è non fare, forse, no? Che dice Pino Musolino? Beh, intanto che noi siamo come autorità di sistema una pubblica amministrazione sui generis, nel senso che siamo pubblica amministrazione ma non lo siamo pienamente, i nostri dipendenti non sono veramente dipendenti pubblici, quindi siamo in una sorta di limbo. La seconda parte, che invece è quella che si applica, è che io spesso, ma i colleghi che sono qui ugualmente, e noi ci troviamo a camminare su campi minati costanti. Tanto per fare un esempio, io, così come gli altri colleghi, per 10 anni dopo la fine del mio mandato avrò la Corte dei Conti che può inseguirmi e pignorarmi casa per qualsiasi cosa posso aver fatto durante il mio mandato. Dal punto di vista penale, peggio mi sento, il traffico di influenze. Vedete, io teoricamente questa sera sono qui con molti che potrebbero essere dei concessionari nei miei porti o dei fornitori di servizi nei miei porti. E magari dopo al bar, non ricordandomelo, non sapendolo, beviamo un aperitivo insieme. Qualcuno ci fa la foto e domani un magistrato dice che sto facendo traffico di influenze, che peraltro è un reato La prova. difficilissimamente definibile. Allora, sto facendo il commerciale che promuove il mio porto per farlo sviluppare, per creare nuove occasioni di Meritoriamente, infatti. investimento? O sto facendo il traffico di influenze perché sono una specie di Al Capone che segretamente sta cercando di sfondare lo Stato? Ecco, su queste domande qualche rispostina ce la dovremmo avere, perché io mi prendo tutte le responsabilità, un lavoro meraviglioso, un lavoro di Grande. grande onore e me le prendo tutte, però poi devo essere anche messo nelle condizioni di mettere a terra dei risultati e di farlo, perché se con una mano lo Stato chiede fai, corri, adesso abbiamo giustamente tutti i tempi iper velocizzati da rispettare per quanto riguarda il recovery, poi non puoi fra 2 anni dirmi ah ma quel giorno però poi tu il traffico di influenze e quant'altro, perché altrimenti, cioè, la mano sinistra non sa cosa la fa la mano destra. E poi, e lo stiamo vedendo in questi momenti, noi per 10 anni e passa, forse era necessario, vi ricordate il decreto 78 del 2010, il famoso primo Brunetta, no? Che tagliava orizzontalmente, e tagliava i fondi, tagliava il personale. Però oggi ci siamo trovati al paradosso che, per esempio, io ho la fortuna di avere 182 milioni di euro di recovery da fare e 4 cristiani all'ufficio gare, che Bene. stanno facendo i tripli turni, i quadrupli turni, perché dobbiamo comunque fare le cose. Per fortuna siamo riusciti a fare assieme a Sergio per primi il bando sul cold ironing. Stiamo facendo delle cose importanti. Quest'anno abbiamo bandito 90 milioni. Ma questi fra 6 mesi mi si mettono tutti in malattia perché non ce la fanno più, sono scoppiati, li stiamo facendo scoppiare e non posso attingere, Certo. fra virgolette, sul mercato per dire per i prossimi 3 anni mi porto due esperti di gare, due ingegneri che mi fanno in house magari la parte di progettazione o la parte di assistenza RUP e via dicendo. Quindi noi dobbiamo sfruttare questo PNRR sicuramente per fare le cose, ma anche per intervenire su una macchina amministrativa che alla fine di questo percorso ne deve uscire più veloce, più performante, più europea. Anche in questo avviciniamoci senza, come dire, l'esterofilia latente che abbiamo, però avviciniamoci a dei modelli di efficienza gestionale che stanno all'estero. Non è che in Germania piuttosto che in Olanda sono più ladri di noi o più furbacchioni di noi perché non hanno alcune norme che noi fintamente poi mettiamo, perché poi alla fine vediamo che quando si vuole, no, fatta la norma, trovato l'inghippo, si suol dire in Italia. Ecco, questi sono dei. Noi stiamo sulla linea del fronte, ovviamente io non sono un policy maker, sono un umile, come dire, lavoratore che sta sulla linea del fronte, però poi è quel fronte sul quale questo paese si gioca una fetta consistente della credibilità, perché nel 2026 tutti, no, io un sedicesimo dei porti italiani, dovremmo essere in grado di dire sì, quei soldi che sono arrivati all'Europa li abbiamo spesi bene, abbiamo fatto opere che servivano, abbiamo fatto opere che funzionano, abbiamo fatto opere che servono per rimettere l'Italia in movimento, perché mi piace molto il titolo, però è un movimento che in questo momento ha bisogno di una spinta inerziale. Il PNRR può essere quella spinta inerziale, però stiamo attenti a non incensarlo troppo sulla carta e poi a ingessarlo completamente sul lavoro quotidiano. Traversone smarcante per Giovanni Palasciano, perché? Perché entrando nel merito proprio delle cose che si possono fare col PNRR e che le piccole e medie imprese in particolare.